Vice Sindaco Riccardo Corridore, il dissesto, le procedure per il dissesto, i Terni Redi rappresentano due spine per questa amministrazione comunale. Oggi se ne è parlato nella conferenza stampa. Qual è la sintesi che possiamo fare su questi due temi? La sintesi è che praticamente abbiamo ereditato una situazione di dissesto e gli organi delegati, quelli dell'organismo straordinario di liquidazione, nonostante l'interlocuzione avviata da noi con il Ministero, hanno deliberato il piano di estinzione, che è stato sottoscritto dal sottosegretario che era delegato. Noi contestiamo questa azione in quanto si verte su una serie di crediti che noi riteniamo inesigibili, cioè sono quelli gestiti da Equitalia, tanto che già nella riunione fatta al Ministero degli Interni avevamo proposto: se voi li ritenete esigibili ve li cediamo e voi ce li liquidate come governo. Questa è stata la proposta unitamente a un'ipotesi di decreto salvaterni che abbiamo, come è stato sul modello di Catania, perché praticamente non è possibile pareggiare un bilancio e ritenere che la città è uscita dal dissesto sulla base di crediti che sono inesigibili, perché così sono tutti bravi, diciamo, a pareggiare i bilanci. Questa è una moda della politica italiana, delle amministrazioni. Quindi da questo punto di vista noi comunque ribadiamo la nostra linea, saremo decisi nel tavolo che abbiamo richiesto con il Ministero degli Interni e con il MEF per portare avanti la nostra linea, perché poi andare oggi a chiudere il dissesto significherebbe che dovremmo proporre maggiori creditori, che per la maggior parte sono cooperative locali, un piano di accordo sulla base di poco più del 60%, cioè il 65%. Quindi l'alternativa dopo sarà: o queste cooperative faranno il sacrificio di tagliarsi di oltre un terzo i loro crediti, oppure dovremmo dichiarare un nuovo dissesto. E questa è la situazione. Terni Redi è una situazione. Terni Redi rischia un nuovo default già a partire dal maggio-giugno 2024, semplicemente perché pure lì si sono ereditate due situazioni: la vertenza UTG, dove stranamente questa UTG, che è partecipata tra l'altro dall'ASM, di cui noi siamo i soci di maggioranza, dalla stessa Acea, da Italgas, ha un debito nei confronti di Terni Redi di 13-14 milioni di euro e c'è una vertenza in corso, però è chiaro che se non ci sono questi introiti Terni Redi è in grossa difficoltà, e ribadisco che Terni Redi ha un debito nei confronti del Comune di 4 milioni di euro che, se entrassero nelle casse della nostra amministrazione, riuscirebbero a risollevarne le sorti nell'ottica di garantire servizi essenziali alla città. E poi c'è il problema ormai vecchissimo del mutuo contratto ai tempi del sindaco Raffaelli di 30 milioni di euro per acquistare le reti del gas, su cui fu sottoscritto un contratto di derivato per cercare di calmierare le oscillazioni delle percentuali del tasso di interesse del mutuo, che però stranamente non è stato fatto per un tempo limitato come normalmente accade, normalmente si fa per 5 anni e poi nel caso si rinnova in base all'andamento. Questo è stato fatto per tutta la durata del mutuo, e che praticamente ad oggi ha portato Terni Redi a pagare quasi 14 milioni di euro, cioè più di quanto pagato per il mutuo. È una cosa assurda. C'è una causa pendente, ci sono dei precedenti, però riguardano soltanto i primi gradi del giudizio, e quindi c'è una trattativa in corso per un'eventuale transazione dove Banca Intesa offre 7 milioni e 3 sulla base di un'immobilizzazione però di 5 milioni e mezzo da imputare in conto mutuo. Ma voi sapete benissimo che andare a fare una transazione 7 milioni e 3 sulla base di 13 milioni potrebbe comportare delle responsabilità nei confronti della Corte dei Conti. Nello stesso tempo c'è un primo grado di giudizio che probabilmente andrà oltre il maggio del prossimo anno, e quindi ad oggi Terni Redi è a rischio di default. O si riesce a chiudere la vertenza QTG e ottenere le somme che legittimamente vantiamo, oppure comunque Campi, che sta facendo un lavoro straordinario in Terni Redi, sarà costretto a fare questa tipologia di transazione, sulla rispetto alla quale lui ha acquisito pure dei pareri legali che dicono che sono favorevoli a questa tipologia di accordo, perché proprio con i tempi della giustizia, dei tre gradi di giudizio e sul rischio di default, è chiaro che ci deve essere un'assunzione di responsabilità rispetto a Terni Redi, che fino ad oggi non c'è mai stata.